darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. I'm the vision that was planted in my brain, still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Near the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. Funziona? Sì. Allora partiamo con questo laboratorio color arancio, giallo arancio, giallo cachi, vaniglia napoletana. Ce ne lo introduce Gaetano Romano, che è produttore non romano ma è produttore napoletano, no, di Somma Vesuviana, ci tiene moltissimo, ci racconta tutta la storia, lo introduce, passa poi la parola a Cristina, che già conosciamo, che fa una sua preparazione dolcissima, nel senso di molto buona, e poi Gaetano parte con il laboratorio tecnico. Buon ascolto. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, vedo molto attenti a seguire questo cachi vaniglia napoletana, un prodotto che è arrivato nel nostro territorio all'inizio del Novecento, ha avuto subito successo perché all'epoca c'era la fame e il cachi vaniglia napoletana era diciamo un alimento più che un frutto, perché aveva tantissime e ha ancora tantissime di proprietà nutrizionali. Io, tant'è vero che io dico che per risolvere la fame nel mondo il cachi vaniglia andrebbe veramente rivalutato come frutto. Passiamo, insomma, che cos'è il cachi vaniglia napoletano? Perché molti mi fanno questa domanda. Perché non si conosce più il valore della frutta e le origini della frutta. Ha origini orientali, precisamente viene dal Giappone. Penso che qualcuno di voi ha sempre sentito il loto, ed è proprio questo. Ha delle peculiarità importanti perché per essere dolce ha bisogno di alcune cose. Ha bisogno, perché il cachi nostro, diciamo che se non viene impollinato diventa all'appa. In gergo noi diciamo è attaccuso. Tanto è vero che sì, nel dialettale nostro si dice, quando si vede una persona triste con il musone, si dice occia te mangiate e cachissa attaccuzze, cioè proprio perché ti allappano, quindi ti porta questa cosa. Però, facendo una giusta impollinazione, perché ha bisogno dei fiori maschili, ma non solo i fiori maschili, ma c'è bisogno di una temperatura perché il cachi, l'impollinazione avviene a maggio, verso la metà di maggio, inizio di giugno, e quindi ha bisogno delle api, di tutti quegli insetti pronubi che diciamo, ahimè, negli ultimi periodi scarseggiano perché c'è questo forte inquinamento. Allora, noi cosa facciamo? Noi abbiamo gli alveari,
e cerchiamo di farlo in pollinazione con gli alveari. Ma tutto questo però c'è bisogno degli impollinatori, che sono questi qua. Sono sempre, fanno parte sempre della famiglia dei cachi e si chiamano impollinatori. Servono perché ci sono sia fiori maschili che fiori femminili. E questi qua servono proprio per fare l'impollinazione al cachi vaniglia. Però dicevo, con i cambiamenti climatici e con le problematiche che ci sono negli ultimi periodi, abbiamo sempre più cachi allappati. Perché? Perché non vengono fecondati. Questi qua però sono buonissimi. E, tant'è vero che poi Cristina ci fa, ci farà un dolce. Le proprietà nutrizionali sono uguali a quello della vaniglia, solamente che ha bisogno di tempo. Oppure quelli là che voi comprate, il 99% vengono fatti maturare non col tempo, ma con l'anidride carbonica, quando vi viene bene, oppure con il gas. E il problema è proprio quello, insomma. Quindi bisogna un attimo capire bene come alimentarsi. Cosa dire? È un frutto veramente ricchissimo di sostanze nutrizionali, dicevo, è ricchissimo di potassio, quindi le persone che sono affette da problemi cardiaci, ipertensioni o colesterolo possono alimentarsi, però deve essere con moderazione, perché il kaki, su 100 grammi di kaki, 20 grammi sono di zuccheri, di glucosio. Quindi le persone diabetiche devono stare molto attente. Invece le persone anziane possono mangiare di più, perché già mangiano di meno, già soffrono di tutte le patologie che avevo detto, e quindi questa cosa qua è, diciamo che va per una popolazione che ha disabilità nell'alimentazione, in più fa bene all'organismo, all'intestino, perché è un emolliente, è ricchissimo di fibre. E poi è gradevole mangiarlo, perché è veramente molto saporito. Poi si abbina sia al dolce che al salato, perché ci sono alcune ricette, per esempio del kaki, questo qua, il nostro, questo qua duro, il vaniglia, si può fare pure in agro dolce, che viene buonissimo, oppure fatto con sulla piastra, insomma. Ci stanno tante di quelle ricette che potete fare. A volte uno dice, vabbè, ma il kaki, non è vero, il kaki ha le sue proprietà, non solo nutrizionale, ma è gradevole. Se avete un giardino potete coltivarlo, perché è molto bello, specialmente in questo periodo, perché ha delle foglie che le ho messe lì sul tavolino, che sono veramente molto decorative, a queste sfumature importanti, eccetera. E in più Cristina ci inizierà a, se puoi far vedere come, perché i bambini non sono, cioè vogliono solo questi qua duri, questo qua mollo difficilmente lo mangeranno, perché sai, gli dà quel senso di pappa, di, però Cristina poi ci fa vedere come possiamo farlo degustare pure ai bambini, oppure a quelle persone che non amano molto la parte molle del kaki. Allora, buongiorno a tutti, io passo subito, mi sentite senza microfono? No, okay. Se non te lo tengo, grazie. Okay. Allora, io passo subito all'azione. Sì, insomma, come appunto dicevamo, il kaki è un po' ultimamente maltrattato, non so perché, forse io penso sempre perché magari emotivamente può riportare a un periodo un po' anche di disagio, non lo so. Comunque, in realtà per le proprietà nutrizionali che ha, potremmo considerarlo quasi un superfood, voglio dire, altri cibi si guadagnano questo titolo, non vedo perché il kaki non possa essere considerato tale. Quindi appunto partiamo da il famoso kaku moscio, a me piace chiamarlo così perché insomma quando ero bambina li chiamavamo così.
E oggi prepareremo una sorta di budino, un budino crudista, crudo, quindi senza cottura, che è ottimo per i bambini perché appunto così trasformato in realtà il kaki non viene, diciamo, diventa più interessante per essere consumato, ma sia dai bambini che dai grandi. Aggiungeremo del cacao, delle mandorle e un po' di cannella, ma sarà come mangiare il frutto crudo perché viene semplicemente frullato. Io ho portato questo frullatore, ma va bene qualsiasi processore che avete a casa. Basta farlo rassodare un pochettino in frigorifero e sostituisce egregiamente i budini comperati, quelli preparati, quelli arricchiti di amido, che assolutamente non sono proprio paragonabili. E poi volevo dire anche un'altra cosa sullo zucchero, che realmente è presente nel kaki: c'è molto zucchero, però associato alla fibra è completamente diverso dall'assumere uno zucchero, insomma, sintetico in forma libera. Qua ci aggiungiamo anche un po' di grassi, per cui tamponiamo con le mandorle e con il cacao, quindi tamponiamo un pochettino, diciamo, quello che potrebbe essere il picco glicemico, e tutto questo a favore del gusto. Quindi ci servono dei kaki ben maturi che semplicemente sciacquiamo e peliamo. Togliamo ovviamente questa parte bianca. Diciamo che il grado di maturazione perfetto è proprio questo qua, giusto? Questo quando tende allora, al marrone. No, allora questo qua che tende al marrone ha avuto un'impollinazione, perciò si dice che la polpa è bronzea. Ok, perché io per esempio abito in campagna e dicevo ho tre alberi, ne ho uno che ho capito oggi che è l'impollinatore e gli altri due che a seconda di come decidono le api diventano morbidi o duri e sono di questo colore. Quindi ma succede anche sullo stesso albero? Allora, succede lo stesso albero sì, perché ci sono sia fiori impollinati che non, ma succede pure nello stesso frutto, attenzione, qua abbiamo una prova, no? Sullo stesso frutto metà è impollinato e metà no, perché il problema del kaki è proprio l'impollinazione. Avendo un polline molto pesante, se non ci sono gli insetti, l'impollinazione non si ha e quindi si avranno solamente cosiddetto caco ad accusa, cioè quindi quello all'appuso, sì, all'appuso. Il termine esatto è all'appuso, perché allappa, cioè se voi mangiate, lo dico, ti allappa la bocca, ti blocca la bocca e non riesce a girare la lingua, quindi... Tra le altre cose, come dicevamo, questa versione dolce è solo una versione. Io ad esempio quando sono acerbi, quindi ancora insomma che allapperebbero, li taglio e li fermento. Dopodiché ci aggiungo, li fermento in acqua e sale, aspetto 3 settimane e diventano un antipastino eccezionale dal valore ovviamente probiotico e prebiotico. Questo è un modo anche per gestire la grande produttività che praticamente all'albero di kaki, non so, quelli che ho io ne fanno veramente quintali che a un certo punto non sai come utilizzarli. Quindi il fatto di mangiarli in agrodolce oppure fermentati è veramente un'ottima... Allora, per fermentarli si prepara, ovviamente devono essere sempre kaki biologici, per cui non devono essere trattati freschi, si prepara una salamoia con acqua e sale al 3%, si tagliano a fette sbucciate e si sommergono da questa salamoia, magari arricchiti con dell'aglio, delle erbette, stanno molto bene il timo in questa preparazione. Si attendono 3 settimane tenendo tutto quanto al di sotto della salamoia e quando poi dopo 3 settimane li assaggiamo. Se hanno un grado di acidità corretto simile a quello di un sottaceto sono pronti e si possono servire con un filo d'olio e per antipasto, per contorno, sono veramente deliziosi. Sì, perché sono probiotici e prebiotici per la grande presenza di fibra, sì. Allora, e dopo facciamo anche la predizione del tempo. Tu la sai questa storiella, questa è una cosa molto simpatica, perché dai semini dei kaki sapremo praticamente come si presenterà l'inverno, a seconda di quello che esce. Sì, di quello che esce all'interno. Ok. Togliamo i semini ovviamente. Forse l'avete già detto, ma tutte e due le parti sono ugualmente connesse, cioè quella più chiara e poi quella più scura. Allora, una volta che si sono
ammezziti, cioè il, la sostanza tannica diventa zucchero e è ottimo tutto, cioè, sì, deve essere solo maturo. Deve andare in maturazione. Adesso facciamo la prova provata perché ho messo delle parti che io normalmente non metto, non sapendo. Ti posso però dire una cosa? Certo. Taglialo a 4. Ok. Perché si chiama anche legna santa? Allora, legna santa è semplice. Nella tradizione rurale del nostro territorio, quando si tagliava un cachi, diventava legna santo perché raffigurava la crocifissione di Gesù Cristo. Ok? Perciò veniva chiamata legna santa. La famosa segnatura, no? Quando praticamente qualsiasi tipo di pianta ha una raffigurazione proprio nella sua forma. Mi fai capire che non sia vivo chiamarle così, la prima si chiamano in legna santa. Bellissimo. Allora diamo una prima frullatina, torno a dire va bene qualsiasi tipo di processore. Solo che non c'è corrente. Hai comprato con ciò? Collegato alla corrente. Grazie, se no mi sono. No, no, no. Senza aggiungere acqua, niente, semplicemente con questa polpa. Non ce lo facciamo. Vedi che cosa è in trasparente, vai. Quindi diamo una prima frullatina, vedete, semplicemente così, e io ci aggiungo un po' di cannella di Ceylon, che è la cannella in stecche, quella con la buccia sottile, perché ha un quantitativo inferiore di cumarine, che sono, diciamo, delle sostanze che possono essere nefrotossiche o epatotossiche. La cannella di Ceylon è quella che ne ha un contenuto inferiore. È sempre bene aggiungere la cannella con, quando usiamo lo zucchero, perché la cannella regola un po' la glicemia. Ecco perché in tanti dolci tradizionali c'è questo connubio, che poi anche a livello di gusto funziona benissimo. Diamo un'altra frullata. A questo punto utilizziamo, aggiungiamo il cacao. È stretto troppo. Ho stretto troppo. Il cacao ovviamente andiamo a sentimento, nel senso che se ci piace più cioccolatoso ne aggiungiamo un po' in più, ci regoliamo veramente su come preferiamo. Qua. Vedete proprio com'è già la consistenza, ok? È come un budino, diventa come una crema spalmabile che praticamente possiamo dare ai bambini. Credetemi che truffate tutti con questo, veramente truffate tutti. Allora, poi non c'è zucchero, la pecatina ce l'ha già il cachi. Quindi se lo lasciate, se mi permette, se lo lasciate nel frigo un'ora, un paio d'ore, veramente fate un dolce straordinario. Eccoci qua. Allora, la procedura qual è? Mi passi le coppettine, Luciana? Scusi, quanto tempo? Ci devi mettere le mandorle. Le mandorle le mettiamo a guarnizione, perché se le mettiamo all'interno modifichiamo la struttura e non otterremo questo effetto, diciamo, addensante. Poi fa pure chic poi la mandorla sopra, sembra una cosa invece. Allora, diciamo mediamente 3 giorni a 3 gradi in frigorifero. Quello che può fare eventualmente può aggiungerci un po' di succo d'arancia, che migliora il gusto, acidifica leggermente il composto e allunga la shelf life, cioè la durata, ok? Poi in generale i cachi sono comunque una frutta che tiene, tutto sommato, cioè si conserva abbastanza, perché lo zucchero alto appunto li rende resistenti. Ok, allora io nel frattempo vi faccio vedere la prima, diciamo, coppettina. Ovviamente qui non abbiamo tempo, se avessimo avuto tempo vi posso garantire che nel giro di veramente un paio d'ore diventava un budino tagliabile, cioè un budino proprio di quelli comprati, per farvi questo esempio un po' triste.
ci mettiamo ci mettiamo qualche mandorlina, io in genere faccio così, lo metto in una coppetta, lo faccio rassodare in frigorifero, dopodiché lo giro e poi guarnisco con le mandorle, anche con un po' di cioccolato fuso, dipende pure un po' chi ospite, no? Se qualcuno più così mi allargo la decorazione, se no così anche nudo e crudo è... E va benissimo. E vogliamo raccontare della predizione dei capi, io poi vi faccio degustare questo. Allora, qualcuno però mi ha detto prima, ma come dobbiamo propagare il kaki? Allora, ci sono due cose da fare. O si usa direttamente il seme che nasce tranquillamente e diventerà una pianta di kaki, che non sarà mai il kaki originale come questo qua, però qualcosa di simile, ok? Se invece vogliamo il kaki originale, il kaki a noi interessa coltivarlo, quindi deve essere, lo dobbiamo commercializzare, abbiamo bisogno di queste proprietà uniche che ha questo tipo di prodotto, noi useremo un portainnesto, un portainnesto che si chiama il Loto Italianus, ok? Che è una pianta selvatica, un portainnesto che si mette e poi dopo facciamo gli innesti e quindi propaghiamo, diciamo, lo stesso genere. E quindi abbiamo la pianta di kaki vaniglia napoletana. Però non dobbiamo mai dimenticare di mettere vicino o un kaki, questi gli impollinatori, che o faremo un'altra pianta, oppure noi, giustamente, essendo napoletani, cerchiamo, anzi vesuviani, cerchiamo di utilizzare solamente una parte della pianta innestando un ramo piccolino vicino e così abbiamo la parte dominante del kaki napoletano e la parte minore dell'impollinatore. Attenzione, il kaki, l'impollinatore è buonissimo comunque, solamente è ricchissimo di semi. Vi faccio vedere. La differenza è proprio questa, no? Ha meno polpa, però ha più semi. Però è dolcissimo, è buonissimo da mangiare, anzi è pure molto più rustico da coltivare perché ha meno problemi della mosca della frutta, perché ha una pellicina più spessa, quindi la mosca ha un po' di problemi per... Invece su questo qua i problemi più grandi, la pianta del kaki, due malattie soffre che sono la cocciniglia e la mosca della frutta. Sulla mosca della frutta bisogna stare molto attenti perché nel giro di una settimana vi distrugge tutto il raccolto, quindi... specialmente poi con i cani. Allora, vuoi dire qualcosa? Sì, prego. Vado a riempire le coppette, però prima vi volevo raccontare della predizione dell'inverno con i semi dei kaki. Questo è un giochino, è una tradizione, ma è anche un giochino carino da riportare ai bambini, no? E infatti anche proprio da dargli il senso, mangi il budino di kaki, all'interno c'è il seme, ci si può divertire. Praticamente tagliando a metà il seme del kaki, dopo ve li lascio qua, potete vedere, c'è il germoglio. A seconda di quello che ci esce, può uscirci cucchiaio, forchetta o coltella o coltello, ci dirà come sarà l'inverno. Se ci esce il cucchiaio, ne ho aperti tre, tutti i cucchiai, quindi facciamoci la veloce, sarà un inverno freddo e pieno di neve, molto freddo. Se esce la forchetta invece, l'inverno sarà mite. Se invece esce il coltello si spalerà molta neve e l'inverno sarà lungo. Quindi noi ci affidiamo al kaki, ci aspetta un inverno freddo. Al centro è molto facile, vi faccio vedere. Ma questi vengono dal Vesuvio, non è detto che vengano però la divinazione è divinazione, infatti qua. C'è l'energia locale pure secondo me, si taglia proprio vediamo questo qua che dice tutti al mare dopo dipende dalla zona. Di nuovo cucchiaio, mi dispiace, niente, non c'è storia, quindi inverno pieno di neve. Vi preparo la merenda e vi lascio. Brava.
scusi, Larissa, com'è il meccanismo dell'impollinatore? Che si attiva? Ti spiego meglio. Quello attira l'ape o fatto bene? No. Allora, se l'ape, diciamo l'ape, però i gaghi vengono impollinati pure dalle mosche, cioè tutti gli insetti impollinatori. Se l'ape va sul fiore femminile e poi ritorna su altri fiori femminili, non succede assolutamente niente. I gaghi saranno alla posa, ok? Se invece noi ci mettiamo un gaghi che ha fiori femminili ma tantissimi fiori maschili, che è l'impollinatore. L'impollinatore poi si chiamano in diversi nomi, ci sta la lampadina, ci sta il mercatalli, questo qua è un cioccolatino, cioè ce ne sono tantissimi e ognuno di questi serve per il suo fine, è quello di impollinare il cachi, diciamo, questo qua che a noi interessa. E vi faccio vedere pure la polpa è pure diversa, no? Sì. E quindi quelli lì sono tutti vainiglia? Questi qua sono tutti vainiglia, sì, perché sono tutti vainiglia. Perché ci sono fiori maschili e fiori femminili. Ok? Sulla pianta ci stanno sia i fiori maschili che i fiori femminili. Quindi quell'albero è tutto vainiglia. Sì. Okay. Quando noi diciamo maltese, perché diciamo maltese anche? Ma è un termine che da noi non si usa, secondo me è un termine che locale, sì, ma assolutamente non credo. E vi faccio vedere pure la differenza di polpa, no? Il cachi impollinato ha una polpa bronzea, ok? Invece il cachi non impollinato ha una polpa molto chiara. Perché sono tannini e i tannini diventeranno dolci solamente col tempo oppure con il procedimento che vi ho detto prima. Invece questo qua si può mangiare appena va in maturazione, cioè dal verde quando diventerà giallo. Se ci sono domande, fatele. Abbiamo anche un secondo microfono, utilizziamo. Ah, no, io volevo aggiungere una cosa. Siamo completi. Ah, un'altra versione, però meno ilti, però buonissima. Non so se la conoscete. Praticamente il cavo, quando è bello maturo, si taglia la coroncina sopra, ci fate un bel buchetto e lo riempite di rum. Dopodiché ci date dentro, e quello è buonissimo. Cioè, questo pure deve essere. Ma noi un liquore di rum forse ce l'abbiamo, mi volete chiamare un attimo Giuseppe per favore? Giuseppe Pastore? Vediamo se riusciamo a ricavare una nuova ricetta stamattina, il rum proprio no. Io ho visto richiamare, ho visto alcuni contadini con piccole proprietà che irrogavano di zucchero l'albero di cachi, è una sciocchezza per attrarre le api. È una sciocchezza perché? Perché come ho detto prima, se non ci sono i fiori maschili, i cachi resteranno sempre alla posa. No, voi tenete l'alveare, chi non ha l'alveare? Allora, le dicevo che non solo le api a fare l'impollinazione, ma qualsiasi insetto pronube che c'è in natura. Noi mettiamo le api per aumentare il grado cioè per la quantità di cachi che devono essere venuti. Questa è una bella domanda. Allora, per riconoscere un cachi, il neofita che vuole riconoscere un cachi, la prima cosa che deve vedere è la ragnatela, ok? La ragnatela di solito è il sinonimo del cachi deve essere vaniglia. Non è vero. Senso generale. Ma non è vero, assolutamente. Perché lì ce ne stanno un sacco che hanno la ragnatela ma non sono vaniglia. Logicamente ci vuole un occhio esperto. Il cachi vaniglia ha una forma più tondeggiante, più schiacciato rispetto a un cachi che non è vaniglia. Dopo eventualmente faccio vedere dei cachi che non sono vaniglia, però che hanno sempre la ragnatela, oppure sono vaniglia solo fino a un certo punto. Ce lo fa vedere. Sono più
sono più lunghi, 99% sono tutti alla Pozzi. E poi il colore, quando vede il colore uniforme è sempre dolce, ok? Quando si hanno delle varianti di colore e di forma, sono sempre allappano. O allappano a metà, ce la fa, la faccio un attimo così vi riprendo, perché questa è una cosa interessante. Il colore intenso è quella che allappa di più. Nel frattempo stiamo preparando una prova di una nuova ricetta. Non abbiamo il rum, ahimè, no, ahimè. Abbiamo però un liquore di fichi buonissimo che viene dal Cilento, fico bianco cilentano che lo porta, ce lo porta sempre Giuseppe. E ci sono anche quelli secchi, quindi attenzione, prenotate per Natale, perché non so se ce la facciamo arrivare a Natale. Vabbè, ce la facciamo anche le ragazze. Ci sono anche le sì, no, ce la facciamo, ma no, ce la facciamo con le quantità, perché quando i prodotti sono di qualità, in genere non sono mai di grandissima quantità. Proviamo con un liquore di fichi, ripassiamo la parola a Gaetano adesso e poi facciamo una prova che non potrà essere assaggiata da tutti perché non eravamo pronti, però l'assaggerà la chef per vedere come viene e poi ve la suggeriamo. Allora, vi stavo dicendo, già si vede, no? Ok, questo qua e questo possono sembrare tutte e due vaniglie, okay? Ma non lo sono. C'ha la ragnatela, ma non è tutto vaniglia, ok? Come pure questo qua, ok? C'ha la ragnatela, però c'ha questa zona qui. Vedete? Pure il colore non è uniforme, ok? Esattamente, e quindi si vedono. Questo mi sembra un attacco di mosca, ok? Qua è stata pizzicata la mosca e quindi questo qua nel giro di 3-4 giorni fa tutto. Perciò è importante fare, noi facciamo una lotta biologica con le trappole e con prodotti che vengono messi in agricoltura biologica e quindi questo, diciamo, ci penalizza perché abbiamo parecchia roba di scarto, però nello stesso momento abbiamo un prezzo più alto e quindi riusciamo a sopperire alla mancanza. Esattamente, che io ritengo sia il prodotto migliore a livello gustativo. A livello commerciale no, perché nella grande distribuzione non può essere maneggiato perché è molto molliccio, ok? E poi ha un tempo determinato, perché giusto nel giro di pochi giorni quello lì che è molle deve essere consumato. Invece questo qua no, se voi lo mettete fuori con queste temperature lo tenete pure un mese, quello è distrutto. Non ho capito, quelli che allattano diventa molle, però. Esattamente. Diventa molle. È perché sfido chiunque a mangiarsi un cacchi che non duro che allappa. Sì, d'accordo, però continua. È chiaro, la maturazione si ha nei tannini che diventano zuccheri. E quindi poi si sviluppa questo sopra, avviene un po' pure nell'altra frutta, no? Con la sorbola, con la nespola germanica, eccetera. Qui maturerà, potremo mangiare allora. Oppure la fermentazione o l'acidificazione, diciamo, abbassa questi tannini e quindi comunque si può consumare, voglio dire. Poi posso aggiungere una cosa riguardo, questa è una riflessione mia personale, riguardo al fatto che effettivamente sono difficilmente commercializzabili questi babà, perché non sono toccabili, si danneggiano. Questo poi è anche un po' educazione nostra, no? Riabituarci a mangiare le cose che non sono perfette, non sono belle, avere un occhio diverso, sempre, anche se chi sta qua ha già una... Aspetta Cristina, però devi sapere che il 90% dei cachi in Italia e in Europa sono questi. Questo, il cachi vaniglia, si usa solamente in poche regioni, che è la Campania, certo, la Sicilia e la Puglia, ma il resto
sono tutti questi, si chiama kaki tipo questo qua, cioè il tipo di kaki che viene utilizzato, è solamente nella nostra zona che viene usato poco, ma nelle altre regioni si usa esclusivamente questo qua. Non ho capito, lo mangiano alla padre? No, lo fanno, vengono, no, automaticamente quando noi li raccogliamo, questi qua vengono ammezziti, si chiama, perché cioè si deve trasformare la sostanza tannica in zuccheri e quindi automaticamente vengono messi in delle camere messe con anidride carbonica quando vi viene bene e si fanno o gas e si fanno maturare. Non mi ricordo che sta, beh, lo stesso procedimento delle sorbe anticamente e delle mele a nucche, giusto? Perché si faceva sulla paglia con i tempi giusti, infatti per questo motivo ci dà, non c'è gas. Quindi voglio dire, rieducarci anche un po' noi, no? A riconoscere quello del territorio, perché io poi in giro qua, anche qua li ho visti questi galli perfetti aranciati, che cioè veramente insostenibili. E mi è piaciuto il pudino? Esatto. Il merito è dei capi, la chef non c'entra niente. Dateci un giudizio organolettico su questo nuovo, questo dolce, la prima volta che l'avete assaggiato. Sì, mi sembra buono, dolce, si sentiva il cioccolato appena, c'era un profumo che vi è piaciuto, grazie, senza nessun retrogusto. Ci aggiungiamo un liquore? Sì. Che dici, chef? Non abbiamo più banca. Ora abbiamo Allora lo facciamo assaggiare al produttore, ci riproponiamo magari di rifare insomma questa degustazione. Questo come dolce di Natale è straordinario, È buonissimo, ma pure spalmato sul panettone, direi. Certo. Il figo ci sta benissimo, veramente. Ci sta? Come anche le noci. No, io non sono golosa, no. Per me va bene. Ok. Grazie. Bene. Grazie a te. Grazie per la partecipazione. Il prossimo appuntamento è il 15 di dicembre. Il 17 di dicembre. Forse in doppia edizione. Proviamo a fare una doppia edizione. Grazie per la partecipazione.